Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Scusate questa faccia, però mi sono svegliata da pochissimo e devo fare assolutamente questo video per poterlo caricare oggi. Allora, mi state chiedendo in tantissimi come è andata a finire la storia, insomma, della denuncia, cose così. Allora, io dopo quel video ho ricevuto un messaggio da parte di alcuni genitori di queste persone che si erano create questi profili che mi stavano appunto minacciando. Ho ricevuto delle scuse e purtroppo io chiaramente ora non posso stare a dire la storia vera e propria della persona perché cioè, è privacy, no? Però vi posso solo dire che avevamo ragione tutti a pensare che io fosse una persona disturbata, quindi con problemi, e che si era diciamo associata ad altre amiche, trascinandole in questo giro per dare fastidio a me e a voi che mi seguite. Chiaramente tutto alle spalle dei genitori. Queste persone non sono bambine, ma comunque sono adolescenti, comunque sono piccole. E purtroppo io veramente non so come parlare in questo caso perché voglio darvi comunque una spiegazione. Non posso espormi più di tanto perché comunque anche per rispetto nei confronti della famiglia, perché cioè, alla fine io apprezzo che mi abbia scritto il genitore in questione dandomi le sue scuse. Tra l'altro mi ha anche detto: guarda, se vuoi denunciare, denuncia, cioè noi ti capiamo, quello che è stato fatto nei tuoi confronti non è assolutamente bello, perciò noi siamo disponibili per qualsiasi tipo di cosa tu decida, mi ha lasciato il numero di telefono, recapito e tutto quanto, quindi comunque sono. Cioè, il genitore è stato abbastanza carino. Io comunque vi dico questo perché per tranquillizzarvi che comunque io sto bene, chiaramente, ancora non si è risolta del tutto la storia perché quella parte dei commenti dove venivo chiamata strega e quant'altro si è risolta. Però ci sono, continuano ad arrivare persone hater che inventano profili falsi con il mio nome, la mia foto, profili che commentano a sproposito, però alla fine di quello non mi interessa più. La cosa che a me terrorizzava era quest'altro aspetto. Per fortuna la cosa si è risolta, diciamo, per ora non mi stanno più arrivando commenti e sono state eliminate le pagine contro di me, i video contro di me e anche i commenti, quindi comunque è stato tutto eliminato per fortuna. Perciò per adesso c'è di nuovo la quiete, questo anche grazie a voi perché il video, diciamo, ha smosso un po' gli animi, no? Perché praticamente le persone che mi facevano questo si sono un po' cagate in mano e sono andate dai genitori a dire quello che stavano facendo, quindi sono state prontamente fermate e adesso non hanno più la possibilità nemmeno di avere accesso a internet, quindi non possono assolutamente fare niente più. Quindi io sto bene, vi ringrazio per aver creato l'hashtag che veramente, cioè per me è stata una cosa troppo carina. Io sto con Alice, infatti in questo video comunque nel titolo lo metterò. E niente, quindi io sto bene, questi commenti sono finiti per fortuna. E scusate la postazione, scusate la faccia, scusate le labbra che cioè, sto avendo praticamente un'irritazione, penso perché mi sono bruciata al sole, non lo so. Quindi cioè non riesco nemmeno a truccarmi per farvi capire. E vi ringrazio veramente per il sostegno che mi avete dato, mi avete scritto in tantissimi, io vi voglio bene, cioè non so come ringraziarvi, quindi vi mando un grosso bacio, le unghie anche fanno cagare, vabbè. E vi prometto che tornerò più forte di prima, con più video di prima. E scusatemi se questa settimana è stata un po' così, però vi ringrazio. Sto continuando a chiamare alcuni di voi, quindi continuate a lasciarmi i numeri. Iscrivetevi al mio canale, sulla mia pagina Facebook, Instagram, Snapchat, sono ovunque. E io vi mando un grosso bacio ancora una volta. Ciao a tutti.